Oggi abbiamo qui con noi il professor Domenico La Fiandra, che è il direttore dell'azienda agraria a cui l'orto botanico afferisce, il dottor Gianni Bedini, che era responsabile dell'orto botanico di Pisa, oggi segretario del gruppo di lavoro degli orti botanici della Società Botanica Italiana, che è la società che ha promosso questa iniziativa, e il professor Silvano Nofri, Ducis in fondo, che è stato direttore dell'orto botanico, quindi di Viterbo, ci racconterà quindi dopo un piccolo excursus storico su quando è nato l'orto botanico, i primi giorni di vita dell'orto botanico, e io concluderò con quello che sono le realtà, le problematiche dell'orto botanico di oggi. Quindi un po' oggi si parla di questi bellissimi tesori d'Italia, e la prima presentazione sarà proprio sulle eccellenze degli orti botanici italiani. Un saluto da parte del direttore dell'azienda agraria a tutti. Come no? Sì, quindi diciamo molto è stato già detto. Io intanto vi ringrazio tutti quanti per essere qui presenti questa mattina. Eravamo ieri abbastanza preoccupati perché il tempo non permetteva nulla di buono, e quindi non eravamo sicuri che ci sarebbe stata una partecipazione così larga come quella che vedo questa mattina. E questo anche ci permetterà di fare dopo la passeggiata. Quindi la situazione fortunatamente è migliorata, e quindi possiamo passare alla presentazione di questo libro. Io ho avuto questo libro, devo dire, pochi giorni fa, per poterlo visionare, e devo dire che da non esperto, perché io non sono un esperto di orti botanici, ma come ha sottolineato la collega, svolgo la funzione di direttore dell'azienda agraria, alla quale l'orto botanico, della quale l'orto botanico fa parte, e quindi diciamo, ho sentito la necessità di essere comunque presente a questa giornata, questa mattinata, che ritengo abbastanza significativa nella presentazione che verrà fatta del libro, che, ripeto, da persona non estremamente esperta del settore, ho trovato molto, molto interessante nella veloce lettura che ho potuto fare. Un libro che ha sostanzialmente due parti, una parte più descrittiva e una parte più illustrata, molto efficacemente. Le illustrazioni mettono in risalto le bellezze e le ricchezze degli orti botanici italiani, orti o giardini, così come spesso troviamo indicato, e inoltre sottolineano le peculiarità, le differenze tra gli orti botanici. Quindi ritengo che questo libro sia un contributo interessante, importante, non soltanto per gli esperti, ma anche per le persone appassionate alle piante, e rappresenta uno strumento valido per ulteriormente provocare ulteriore avvicinamento alle piante e comprensione delle piante dal punto di vista non soltanto diciamo, per la bellezza che ci ispirano, ma anche per le caratteristiche peculiari che hanno. Quindi io intanto vorrei aggiungere a questa brevissima introduzione il ringraziamento a chi questa giornata ha voluto organizzare in modo così efficace, e particolarmente alla professoressa Zuccone e alla dottoressa Laura Fonk, e anticipo anche i ringraziamenti al signor Chioccia, che molto efficacemente saprà poi illustrarvi i contenuti del nostro orto botanico. Quindi vi ringrazio di nuovo per la partecipazione e possiamo così iniziare con la presentazione. Prego Gianni, come dicevo,
storia, perché è l'orto botanico più antico, io pensavo, al mondo. Ho letto sul volume d'Europa, ma perché esistono orti botanici altrove più antichi? Ma secondo alcuni la tradizione degli orti botanici risale addirittura al terzo millennio avanti Cristo in Cina. Però bisogna un po', secondo me, intendersi sul concetto di orto botanico. Certo. Partendo un po' dall'angolo visuale che ho usato io per descrivere gli orti, cioè nell'ambito del compito che mi è stato assegnato, mi è piaciuto molto la descrizione delle collezioni botaniche, quelle uniche in Italia, consideriamo che una collezione botanica è una raccolta di piante che possono essere in piena terra, in vaso, in serra, che ha uno scopo che non sia preeminentemente economico. Quindi qui c'è una prima grossa distinzione, no? Tra l'orto di casa, per esempio, perché l'orto di casa lo coltiviamo per fare ramanelli, pomodori, cose che poi mangiamo. In questo caso no, nelle collezioni botaniche c'è un altro scopo, gli scopi sono la didattica, la ricerca, la conservazione. E questi sono gli scopi precipui dal 1543, data di fondazione dell'Orto Botanico Universitario di Pisa, quindi per me quello si mantiene il primo del mondo. Per la cronaca non esiste più quell'Orto Botanico del 1543, è stato spostato, c'è la storia dentro il libro. Quindi come antichità dobbiamo ancora ricordare l'Orto Botanico di Padova, che dal 29 giugno 1545, data di sottoscrizione del contratto d'affitto del terreno tra l'università e non mi ricordo chi più, è rimasto sempre nella sua sede l'Orto Botanico Universitario, nella sua sede originaria, tanto mantenendo anche l'impianto originale, un impianto molto particolare, con un muro di cinta, circolare che iscrive quattro aiole quadrangolari, insomma, una serie di simbologie che derivavano pari un po' dai giardini rinascimentali detti all'italiana, non a caso, e un po' anche dai giardini claustrali. Questo impianto è rimasto. Poi il nostro Panchi Palla è andato avanti, ne parleremo un pochettino, e questo è rimasto conservato bene, e questo gli ha valso il titolo di patrimonio mondiale dell'UNESCO. E quindi per me la storia degli orti botanici, insomma, nasce lì, ecco, tanto per dare una opinione. E oggi ci parli delle eccellenze italiane. Affronterò in modo più specifico il mio contributo dentro il libro. E questo è un libro che è stato curato da Maria Clauser e Pietro Pavone con grande impegno di tempo, però dietro a questa cosa, oltre alla Società Botanica Italiana, che è stata ricordata prima, c'è anche l'Associazione Nazionale Nuove Direzioni, che ha supportato finanziariamente tutta l'opera. Un lavoro, insomma, imponente anche dal punto di vista finanziario, perché questa associazione, che ha usato finanziamenti propri, persegue delle finalità di turismo integrato e quindi ha visto negli orti botanici italiani un'occasione in più per visitare, per esempio, una città, una regione, per andare a conoscere anche queste strutture che, oltre alle collezioni botaniche di cui ci occuperemo principalmente, però hanno spesso elementi di interesse storico, artistico, storia dei giardini o altre cose, anche richiami a personaggi letterari, come vedremo, letterati, come vedremo un pochettino più avanti. È un libro, lo vedete, un libro di 302 pagine di formato importante, che contiene il lavoro di 49 autori. Quindi è stato un progetto editoriale imponente,
che però ha visto la partecipazione entusiasta dei botanici italiani, perché chi lavora negli orti botanici è appassionato di queste strutture qui, quindi risponde immediatamente a queste sollecitazioni. Il libro oltretutto si può leggere anche in rete, se non vuole, non è agevole per vedere il formato, per lo spessore, però liberamente prelevabile all'indirizzo che vedete qui alla parte, che da quella parte di ostacolo. Il libro tratta degli orti botanici in quattro sezioni, che sono: la prima, le origini, la storia per i motivi che si accennavano prima, ma anche le nuove sfide, perché queste istituzioni, pur così antiche, anche se non andiamo al terzo millennio avanti Cristo, sono istituzioni che si avvicinano al mezzo millennio di vita, ma si evolvono continuamente, così come l'orto botanico ha dato il via alla botanica moderna. Altra cosa da ricordare per gli orti botanici, perché quando è nato l'orto botanico universitario di Pisa, 1543, e subito dopo alcuni altri orti botanici in Italia, e poi in Europa, e ci tengo a rimarcarlo, poi in Europa, la botanica era essenzialmente una disciplina medica. Le piante, quelle che non si usavano per l'agricoltura, si riguardavano come fonte di principi medicinali, e di conseguenza la botanica la insegnavano i medici. Il fondatore dell'orto botanico di Pisa era un medico universitario di Imola, Luca Ghini, che aveva insegnato all'università di Bologna, e poi, guarda caso, era venuto all'università di Pisa proprio perché a Bologna non era riuscito a avere finanziamento per fondare l'orto botanico. Se l'università di Bologna avesse dato i soldi, Luca Ghini aveva già un suo orto botanico, ci coltivava le piante che portava attenzione agli studenti universitari, invece di farle vedere sugli erbolari medievali, di origine ancora medievale. E aveva già questo piccolo giardino, pagava un giardiniere, è andato al Senato accademico. Cari senatori, io pago questa cosa, ma per l'insegnamento pagate voi? Risposta: no. È capitato che in quel periodo l'Università di Pisa fosse a corto di docenti, perché riapriva dopo un periodo di chiusura, e quindi fu il Granduca di Toscana, che all'epoca era Cosimo I dei medici, a chiamare a Pisa Luca Ghini, e gli dette, a differenza dei bolognesi, dette l'autorizzazione per i soldi per costruire l'orto botanico, e questo convinse Ghini a venire a Pisa e a fondare il primo orto botanico per gli studenti universitari, da medico. E però con questa invenzione, mettere le piante una accanto all'altro in una sequenza logica, la collezione botanica, ci si accorse presto delle analogie, di analogie e differenze. Insomma, in una parola, le collezioni botaniche, così concepite per la didattica, si sono dimostrate subito molto adatte a esercitare quella qualità del nostro intelletto che tantissimi campi applichiamo proprio quasi senza rendercene conto, che è la classificazione. Collezione, classifichiamo. E questo, ripeto, possibile grazie al fatto che nell'orto botanico le piante sono state messe tutte insieme, così come se fossero dei francobolli messi in un albero, no? E allora li mistiamo secondo i nostri criteri. Ecco, naturalmente da qui allora prende avvio la botanica moderna, si svincola dalla medicina e si comincia a classificare. Da queste classificazioni si arriva a delle astrazioni un po' più elevate, si arriva al concetto di specie, arriva Linneo. Linneo le sue piante le aveva in un orto botanico, anzi due per la verità, una Uppsala e una Mamma. E
naturalmente qui abbiamo già percorso un paio di secoli di storia, ma la storia va avanti. Lo stesso concetto di specie che Linneo riteneva immutabile, insomma, è stato sottoposto poi a diverse revisioni. In tutto questo gli orti botanici si sono sempre adeguati. Se voi seguite un po' la storia degli orti botanici, vedete che in tanti casi lo schema delle collezioni è stato modificato, a volte modificando proprio la struttura del giardino. Perché? Per star dietro alle nuove classificazioni. Ecco perché allora le nuove sfide, quelle di oggi, quelle che oltre alla ricerca della tassonomia botanica vanno incontro anche alla conservazione della biodiversità. In tanti orti botanici queste cose stanno avendo luogo, vanno incontro alle nuove esigenze di carattere un po' più in senso più ampio, museale, di inclusione, di partecipazione. E queste cose sono descritte, sono precisati quindi alla luce di queste nuove sfide, le attività e i ruoli in senso generale di queste strutture oggi, e poi sono presentati alcuni casi di studio concreti, specifici. L'ultima sezione, la quarta, è quella che è un po' più descrittiva, o meno filosofica, che presenta in rassegna gli orti, come un centinaio mi sembra che sia, gli orti botanici e giardini alpini in Italia, quantomeno insomma quelli che aderiscono al gruppo di lavoro per gli orti botanici e i giardini storici della Società Botanica Italiana. Allora, detto questo, io ora passerei a presentare la parte un po' più specifica del mio lavoro sulle collezioni botaniche uniche in Italia, quelle che io chiamo un po' le collezioni superstar. Perché per andare a vedere certe cose in Italia bisogna andare in quei giardini botanici. Facciamo un piccolo viaggio quindi in Italia, seguiamo qualche suggestione che troviamo negli orti botanici. Non mi ricordo più perché quando ho cominciato a scrivere sono partito dai giardini botanici Enguri, forse così un po' inconsciamente perché avevo da poco partecipato a una delle riunioni del Comitato Tecnico Scientifico, e nel presentare questa cosa naturalmente insomma, non è facile selezionare qualcosa di unico ai giardini botanici Enguri, nel senso che delle cose ce ne sono tante, le caratteristiche di unicità sono tante. Questa, anche la storia è molto particolare, però in qualche modo dovevo selezionare, dovevo stare anche nei limiti di numero di caratteri, battute, insomma, che mi erano stati comunicati. E naturalmente non potevo fare una monografia sui giardini botanici Enguri. Allora ho scelto una collezione che insomma, può sembrare quasi banale, comune. E penso che riconosciate tutti questa pianta, Agave Americana. Ecco, ai giardini botanici Enguri c'è una collezione del genere Agave che si trova in quei numeri, solo lì. Piante di Agave si trovano in varie zone. Agave Americana è largamente usata come pianta ornamentale in diversi parchi pubblici, in giardini privati, ma è una delle specie. Sono circa 200 le specie del genere Agave distribuite essenzialmente in America centrale, e nei giardini botanici Enguri c'è una collezione di 70 di queste specie, quindi una rappresentazione ampia di questo genere che ora è confluito nelle asparagacee. Qui vedete una caratteristica alla quale forse non tutti fanno caso. Agave Americana fa produce questa enorme infiorescenza. Questa specie di tronco è in realtà lo scafo che sostiene poi un'infiorescenza molto molto grande, fino a 8 metri di altezza, e porta un numero enorme di fiori e poi semi, no? Però dopo questo imponente sforzo riproduttivo, vedete che cosa succede? Vedete qui alla base? Qui alla base ci dovrebbe essere la rosetta di foglie molto grandi, succulente, verdi. Ebbene,
Dopo questo sforzo riproduttivo, la pianta muore. Ci mette diversi anni a arrivare a quel punto, investe tanta energia e alla fine termina lì il suo ciclo. Sono piante monocarpiche, le agave hanno questa peculiarità. E come dicevo, insieme a agave americano ci sono anche altre, tante forme diverse. Ora rapidamente, ad esempio questa molto particolare, usata in parecchi giardini, agave attenuata, caratteristica perché lo scapo si curva, si flette fino poi a toccare il terreno. Ci sono anche, oltre a queste che sono forme grandi, che insomma in casa ovviamente non si possono tenere, come vedete qui dalla collezione, questa è agave americana, ci sono anche delle forme molto più piccole anche, e ricercate dai collezionisti proprio perché si riesce a tenerle anche in vaso, tipo questa che è agave potatoio. Come vedete dal confronto con un ciuffo d'erba che è qui accanto, sì, una pianta di piccole dimensioni. Oltre alle collezioni botaniche, quindi organizzate su un genere, su un territorio, mi sono reso conto che negli orti botanici ci sono altre cose di interesse, che sono esemplari arborei monumentali. Monumentali o per dimensioni, monumentali per età, per storia, o a volte proprio perché sono di una specie che non è facile ritrovare. Ebbene, ai giardini botanici Enbury si trovano due alberi, li vedete qui nella figura, che hanno la particolarità di essere gli unici esemplari maschili di Olmediella bechleriana, così si chiama questa pianta centroamericana, in Europa. Se voi in Europa volete vedere un'Olmediella bechleriana maschile, queste sono le infiorescenze, una salicacea dioica, dovete andare quindi ai giardini botanici Enbury, ma vale la pena anche per altri motivi, insomma. Bene, allora ci spostiamo ora a Firenze, perché a Firenze ritroviamo una collezione di tipo diverso che si incentra sulle piante progenitrici delle specie coltivate. E questo è un argomento molto attuale anche ai fini della conservazione, perché dalle specie selvatiche progenitrici di piante coltivate le scienze agrarie possono trarre geni da inserire nelle piante coltivate per conferire caratteri più disparati, da quelli organolettici a quelli di resistenza a patogeni, a quelli di adeguamento al cambiamento climatico e così via. E a Firenze c'è una bella collezione di questi vegetali che spesso sono usati anche nella loro forma non coltivata, nella loro forma selvatica, come, non so, in Toscana li chiamiamo erbi, non so qui se ci sono queste tradizioni, immagino di sì, che cioè sono foglie generalmente di piante di rosette giovani che si raccolgono per prepararle o fresche o cotte, zuppe, frittate e via discorrendo. Questa è Ayuga rectus, è una piantina spontanea in tanti territori, valorizzata in questo modo. Oppure il cardo, il cosiddetto cardo dei lanaioli, di cui si mangiano le foglie più giovani e tenere ancora, poi diventano grandissimi. O ad esempio il cavolo Brassica oleracea, subspecie oleracea. Anche Firenze naturalmente ha degli esemplari monumentali, e qui vedete un notevole esemplare di sughera che, oltre alle dimensioni monumentali, porta con sé anche una storia, perché è stato piantato nella prima metà del Settecento da uno dei direttori, Micheli, uno dei direttori dell'orto botanico. Micheli era stato anche un valente botanico, quindi questa pianta è legata anche al suo lavoro. Bergamo, che ha un piccolo orto botanico dentro le mura cittadine, ha fatto propria questa scelta di progenitori
agricoltori selvatici, anzi una spinta ancora di più sul versante delle piante coltivate, perché ha fatto questa cosa. Ha preso un appezzamento, possiamo dire un podere, fuori città, perché l'orto botanico Umberto, chiuso nelle mura, non aveva più posto per ulteriori collezioni, e l'ha trasformato nella cosiddetta Valle della Biodiversità. Qui dentro sono coltivate in aiole anche un po' rustiche, come vedete, 1200 specie coltivate. Queste sono piante coltivate, ma 1200. L'idea era di interrogare un po' il pubblico, di provocare un po' il pubblico, ma a cosa serve la biodiversità? Come mai ce ne possiamo servire? Bene, le 1200 piante, specie in coltivazione lì, varietà coltivate in coltivazione lì, dimostrano questo aspetto, senza trascurare anche un po' di, vedete, come se fosse proprio un orto, però qui la finalità, ripeto, è didattica fortemente, divulgativa. L'Orto Botanico di Bergamo è un'istituzione comunale, l'Orto Botanico comunale, civico, e quindi ha questa forte missione divulgativa. E posto visitato, come vedete, anche con qualche nota così ornamentale, ma essenzialmente questa era la sua funzione. Sempre su questo tema di piante coltivate, progenitori selvatici, arriviamo ora a Pisa, perché a Pisa, a parte altre questioni, a parte altre collezioni, aspetti storici e altre cose, c'è però anche qui una collezione notevole di un genere che è molto usato in cucina, salvie, parlo di salvie. Allora, le salvie italiane non sono tantissime, sembra che siano una quarantina di specie, però il centro di diffusione di questo genere è in America centrale e meridionale, e complessivamente, poi ci sono anche salvie africane naturalmente, sono un po' nella fascia tropicale, complessivamente è un genere che annovera circa 700 specie. Di queste 700, 150 sono in coltivazione a Pisa. È una collezione notevole che è stata ottenuta grazie alla collaborazione di un vivaista specializzato in questo tipo di piante, e che sta tra l'altro molto bene, queste piante fioriscono regolarmente, sono proprio ora molte in fioritura, quindi è veramente una collezione interessante. Qualche esempio così rapidamente della diversità anche rispetto alla salvia che usiamo comunemente, vedete qua anche questa, fiori, colori diversi, forme diverse, sempre nell'ambito di questo grande genere. Un accenno anche ad alberi monumentali nell'orto botanico di Pisa, perché questa palma, che vedete qua, che è una palma del Cile, piantata nel 1890, sono due in realtà, una è questa che vediamo nell'immagine, poi un'altra, di un'altra si vede appena appena un po' la chioma. Sono di fronte a un palazzo in posizione simmetrica, ecco, queste due palme, insomma, le palme del Cile, si ritrovano in qualche altro orto botanico, ma esemplari di queste dimensioni, di questo portamento così slanciato e elegante, non si trovano. Tra parentesi, sono perfettamente fertili, producono moltissimi semi. Sono state attaccate dal punteruolo rosso, nonostante fossero in cura preventiva contro questo patogeno, e per il momento però stanno recuperando, quindi abbiamo buone speranze che, insomma, si mantengano ancora per qualche, spero almeno qualche decennio, insomma, non vorrei vederle cadere.
Cambiamo, andiamo parlando di palme, ora seguiamo un attimo la traccia delle palme, andiamo a Catania perché in questo orto botanico di palme ce n'è un buon numero. Le palme, altro gruppo tropicale, annoverano circa da 1800 a 2000 specie secondo della classificazione. All'orto botanico di Catania se ne coltivano 123. Anche questa era la più grande collezione di palme pubblicamente visitabile in Italia. Vedete alcuni esemplari così disposti lungo uno dei vialetti di accesso dell'orto botanico. Alcuni di questi esemplari hanno anche la valenza di piante monumentali. Questa è una Tritrinax campestre che è particolarmente bella e importante. Cito anche, così come collezioni particolari dal punto di vista geografico, l'orto Sipilo, che è una collezione che annovera piante della regione con riferimento anche alle piante che crescono sulle pendici dell'Etna, quindi sul strato vulcanico, sul terreno vulcanico, e che è lì a dei passi. E termino invece con un altro esemplare, anzi sono due, come vedete, due esemplari monumentali di Dracena Draco, altra esotica delle Isole Canarie, la pianta del drago, che oltre ad essere notevoli di per sé, perché hanno delle dimensioni, come vedete, importanti, una ramificazione ricchissima, e poi stanno benissimo, è molto rigogliose, ecco, oltre a questo c'è anche un contrasto molto forte ma anche affascinante tra l'architettura naturale e quella umana, di cui vedete un esempio in stile neoclassico che è il gymnasium dell'orto botanico catanese. È un accostamento molto insolito ma anche molto ricco di fascino. Ora cambiamo isola, andiamo a Cagliari, ecco perché Cagliari. Anche l'orto botanico di Cagliari, che festeggia quest'anno 150 anni di esistenza, ha un gran numero di collezioni, tantissime cose da vedere. Una cosa però particolare è una collezione di questa famiglia, che forse potete associare anche a piante spontanee del nostro territorio, il gingaro, chiama insomma in termini dialettali, che nel nostro caso è Arum Italicum. In questo caso all'orto botanico di Cagliari si conserva una collezione dell'intera famiglia, quindi non del genere, dell'intera famiglia Arace mediterranee, che comprende anche individui, specie insomma come quella che vedete nella figura, che è non so il nome corrente veramente, so solo quello scientifico, che è Helicodiceros muscivorus, e che come tante altre arace, una famiglia un po' particolare, la biologia riproduttiva che richiede l'intervento di insetti per l'impollinazione, insetti che sono attirati in vario modo verso i fiori, scienza, questa molto particolare, o da emissione di calore, in modo che gli insetti siano attratti dalla possibilità di trovare un rifugio, semplicemente, oppure specialmente nei riguardi dei ditteri, delle mosche, in questo caso con odori che per noi sono nauseabondi, ma che evidentemente invece per le mosche, senti, andiamo. Questo si verifica in questo caso, ci sono anche altri casi. Come vedete è una famiglia con una caratteristica abbastanza singolare, questa infiorescenza con una spada, uno spadice molto particolare, si ritrova anche nel nostro album. Bene, se la volete guardare la prossima volta fermatevi un attimo a guardare, perché ritroverete questo modello costruttivo, diciamo così. Però complessivamente generi, questo per esempio è il genere Biarum, una pianta Biarum dispar, i generi della famiglia di Arace in collezione li ritrovate all'orto botanico di Cagliari. A Cagliari si trova anche questo, non è un albero monumentale strettamente, ma è un esemplare imponente, è uniforme delle Canarie.
canariensis, pianta succulenta esotica, e questo è un unico esemplare, enorme, come vedete, il più grande esemplare di Euphorbia canariensis che io ho visto non solo in coltivazione ma anche alle Canarie, anche perché in natura è difficile che le piante riescano a raggiungere queste dimensioni perché predazione, erbivoria, competizione interspecifica, eventi naturali, insomma, queste, nei loro ambienti naturali le piante sono un po' più costrette dalle condizioni negative a rimanere piccole. Qui invece questa curata evidentemente si trova bene, quindi è molto favorevole questo risultato. E ora ci spostiamo a Napoli per un altro gruppo di piante, insomma, un po' particolare anche in questo caso, che sono le cicadacee, una, quindi una collezione dedicata a una famiglia, e vedete che qui tutti i generi della famiglia sono rappresentati, tutte le specie che compaiono, sono quasi 150, in questo caso la collezione è praticamente completa, frutto di progetti di ricerca avviati dal Centro dei Botanici Napoletani negli anni 90. Quindi una collezione che al tempo stesso è anche specchio di una ricerca. Una ricerca così, diciamo, che mi piace ricordare perché è una ricerca tassonomica tradizionale che è spesso associata agli orti botanici. Allora, in questa collezione qui vedete alcuni esemplari del genere Cicas, che con una pianta, con una specie in particolare, Cicas revoluta, è molto diffusa nei giardini ornamentali, però ci sono tante altre specie di questo genere, così come ci sono anche altri generi. Qui vedete il genere Encephalarctos, vedete che tra l'altro sta disseminando queste cose, questa non è una spazzatura, sono i semi di questa gimnospermi, questa famiglia di gimnospermi, famiglia che ha delle particolarità nel sistema riproduttivo che richiama quello delle felci piuttosto che quello delle conifere, delle gimnospermi un po' più moderne come le conifere. Queste particolarità hanno conferito questo gruppo il titolo di fossili viventi, proprio perché mantengono ancora un sistema riproduttivo arcaico. E, altra visione, sempre di questo grosso, qui vedete una delle serre che sono state ristrutturate di recente, e sempre restando in campagna, in ambito di piante rare, quindi è anche un po' bizzarre, diciamo pure, qui nell'orto botanico di Portici troviamo forse la più bizzarra pianta da semi che esiste sulla faccia del pianeta, che ritroviamo anche in qualche altro orto botanico, ma non in questa forma. Questa è Belvischia mirabilis, una delle gimnosperme, come dicevo, più strane, perché produce un tronco molto corto dal quale partono due foglie, solo due, nastriformi, che vedete, questo lo potete vedere per esempio qua, questo è il punto di partenza delle foglie che si accrescono per un meristema basale che sta qua, quindi crescono dalla base e continuano ad allungarsi, continuano. Quello che vedete qui sono tante piante che sono originate spontaneamente a partire da un paio di esemplari, poi hanno prodotto semi. E questo è un caso veramente strano, che io sia a conoscenza, è l'unico caso in Italia di Belvischia mirabilis che ha prodotto semi, che si possono anche vedere qua, tra l'altro. Questi semi evidentemente si sono dispersi e qualcuno poi germina e ha prodotto questa specie di piccola popolazione di Belvischia mirabilis. In natura non, cioè, anche in questo caso,
foglie così lunghe, no, così allungate, vedete, sembrano quasi dei serpenti che strisciano sul terreno, è difficile perché si consumano, perché vengono predate, perché vivono in un posto che sulla terra è forse il più inospitale, il deserto di Kaoko, al confine fra Namibia e Angola, con temperature diurne elevatissime, aridità molto elevata, e quindi tutte queste condizioni causano un po' di sofferenza, le piante non riescono ad avere queste dimensioni. Qui invece le vedete in pieno orgoglio, e poi le vedete, ecco, una popolazione, una cosa veramente insolita. E ora andiamo un attimo a Padova. L'abbiamo accennato prima, Padova è un orto botanico che si può fregiare, come vedete dalla sua homepage, del logo dell'UNESCO, in quanto è un sito del patrimonio mondiale dell'umanità, per la storia che ha, ma anche, diciamo così, per la vitalità. Allora, questa è la parte un po' più storica. Vedete qua quattro viali che si intersecano, al centro c'è una fontana, una vasca, ci sono poi le aiole raggruppate intorno a questi elementi, secondo i dettami del giardino all'italiana, del giardino rinascimentale. E però questo orto così antico, fondato, ripeto, nel 1545, è probabilmente oggi il più moderno, perché un anno e mezzo fa, due anni fa, è stata inaugurata una serra nuovissima su un pezzo di terreno adiacente a quell'orto botanico storico che avete visto prima, acquistato appositamente, e con... Dove sta l'innovazione? Sta nel fatto che ci sono dei sistemi avanzati tecnologici di riciclo delle acque, di cattura della radiazione solare, di ventilazione, che permettono una riduzione effettiva dell'impatto ambientale in una zona come Padova, dove altrimenti una serra dovrebbe essere riscaldata in modo consistente secondo le tecnologie tradizionali. Quello che vedete poi il risultato, ecco, lo vedete qua sotto, dove si ricreano varie condizioni anche di umidità atmosferica per consentire la vita, ad esempio, qui sono piante acquatiche, insomma, quindi una vasca, ma anche della foresta tropicale, della foresta pluviale, che necessita di alte concentrazioni di umidità in atmosfera. Oltre a questa cosa innovativa, però, bisogna anche considerare un altro aspetto, che è quello delle piante monumentali. Ce ne sono tante anche qui a Padova, però questa è probabilmente la più iconica, questa, ma quale? Quella che sta qua dentro, quella che sta qua dentro, che è una palma nana, cioè Camerops humilis, come diciamo noi botanici, e che a Padova non potrebbe sopravvivere senza una protezione. Ma in questo caso la pianta è così importante che la protezione è stata, cioè non è stata messa la pianta dentro una serra, la serra è stata costruita sopra la pianta. E la serra, tra l'altro, è stata rinnovata recentemente, perché se avete fatto caso, nella cosa, no, che sono andando avanti, non volevo, qua, sarebbe questa la vecchia serra, un po' più bruttina, che qui è stata abbellita. Quindi nell'occasione della costruzione della nuova serra è stato anche riorganizzato questo settore, che resa un po' più esteticamente gradevole anche la serra di questa palma nana. Ma perché è così importante? È importante perché verso la fine del Settecento Wolfgang Goethe, nel suo viaggio in Italia, quello che facevano insomma, i rampolli delle famiglie abbienti per migliorare la loro cultura, venivano in Italia, visitò, tra le altre cose, l'orto botanico di Padova, e si dice che
fu proprio guardando questa palma, esattamente questa palma, abbia avuto l'idea che tutte le piante sono derivate, guardando le foglie della palma, da un'unica forma originaria, che lui chiamava la Urpflanz, la pianta originaria, e che tramite delle metamorfosi poi avessero dato origine alle piante attuali. Era, diciamo, una teoria più filosofica che scientifica, però io l'ho un po' guardata, l'ho un po' letta quella parte del viaggio in Italia di Goethe, e effettivamente ha degli spunti interessanti, anche in chiave evolutiva, se non altro per lo sforzo di immaginazione che si deve fare, che secondo me dovrebbe anche guidare le ricerche degli scienziati. Dovremmo immaginare qualcosa e poi andare a vedere, con un po' a verificare con degli esperimenti quello che immaginiamo. Andiamo a Roma. Ecco una collezione di piccole piante succulente. In questo caso sono piante del genere Avorzia, che sono piante diffuse allo stato naturale in Sudafrica, nelle zone aride sudafricane, e che presenti con qualche centinaio di specie qui a Roma, quindi nel senso vicino a Roma, nell'orto botanico c'è una bella collezione di una settantina di queste specie, che hanno delle peculiarità che le rendono molto interessanti anche dal punto di vista degli adattamenti fisiologici, perché ora bisogna un pochino guardare con attenzione alla sommità di queste foglie così succulente, no? Vedete, sono foglie a sezione quasi triangolare, terminano con questo vertice, ma vedete qua ci sono delle strie verdi e in mezzo alle strie verdi ci sono delle zone traslucide. In Sudafrica, zona arida, queste piante spesso si rifugiano sottoterra per migliorare un po' il loro stato idrico, perché altrimenti perderebbero velocemente acqua. L'acqua è poco disponibile negli ambienti dove vivono. Naturalmente andare sottoterra sì, aiuta a non perdere acqua, no? Aiuta a conservare l'acqua, però pone un problema non da poco per quanto riguarda la fotosintesi, che ha bisogno di luce. Terra non c'è. Queste parti traslucide sono delle finestrelle attraverso le quali la luce può passare e andare nei tessuti più interni, quindi tutta la foglia riesce a fotosintetizzare anche se soltanto la puntina, l'apice, è esposta alla luce. Quindi sono degli adattamenti veramente singolari che sono espressi in particolare da alcune specie queste, di questo genere, e che a Roma potete osservare. Oltretutto sono piante anche ricercate dai collezionisti, perché, come vedete, piccole dimensioni, si possono coltivare facilmente in vaso. Un'altra collezione interessante, una cinquantina di specie di bambù, di genere bambù, è un genere molto più ampio ovviamente, comprende 400 specie, ma che qui a Roma si possono vedere in buona quantità, oltre a poi esemplari monumentali come questo Platanus orientalis, che, se non vado errato, fanno ancora parte del patrimonio del parco che preesisteva all'orto botanico, che è stato costruito nel parco della Villa Corsini, della preesistente parco di Villa Corsini, dove ancora si trova il Trastevere. Siena. Ecco, a Siena invece rapidamente vediamo quelli che io chiamo i vegetali coraggiosi, le piante coraggiose, perché qui c'è un esempio di una collezione, perché sono le piante che vivono su del terreno particolarmente difficile. Sono i terreni, o quel poco terreno che deriva dalla degradazione dei serpentini, delle rocce che sono in pratica frammenti di crosta oceanica che sono stati sollevati da movimenti tettonici e che affiorano in diverse parti di Piemonte,
Liguria, Toscana, Emilia Romagna in particolare, e nella zona del Senese con particolare abbondanza. Per cui, crosta oceanica vuol dire rocce ricche di metalli pesanti. I metalli pesanti sono tossici, ferro, nichel, manganese. Aridità edafica estrema, perché non c'è formazione di suolo, non c'è ritenzione idrica, metalli pesanti, quindi tantissime difficoltà per queste piante, che però con adattamenti che poi sono allo studio della fisiologia vegetale in molti casi, o dell'ecofisiologia, perché devono in qualche modo convivere queste piante con i metalli pesanti, quindi o li espellono, o li compartimentalizzano qualche cosa, o li tollerano, qualcosa devono fare. Questo è un esempio di una pianta tipo Sacicularis che comunque riesce, come vedete, a vivere. Le piccole dimensioni, la riduzione del lembo fogliare sono spesso adattamenti morfologici associati a questo particolare tipo di terreno così difficile, le pietre verdi cosiddette. L'ultimo non era voluto, era proprio avvenuto così. Ha seguito la mia, così, la mia suggestione, e sono andato avanti. E l'ultimo è questo, perdo poco tempo perché tanto poi si fa la visita, anche insomma, propiziata dal tempo favorevole, dopo il nubifragio della notte, perché il punto forte di questo orto botanico, i punti forti, uno è una collezione di orchidee spontanee italiane. Le orchidee non sono solo quelle che si comprano dai fiorai che derivano da zone tropicali, ci sono circa 150 specie di questa famiglia molto particolare, che qui ha un punto di studio molto forte con Sara, che ne studia e che ne fa collezione. Quindi anche in questo caso c'è una collezione che si presta ultimamente anche a tanti aspetti divulgativi, didattici, ma è una collezione che deriva dalla ricerca. Mi piace sottolineare proprio questo punto, perché è proprio dalla didattica e dalla ricerca che le collezioni degli orti botanici, quindi l'assetto che oggi vediamo degli orti botanici, ha preso le mosse. C'è poi un punto, collezione di piante succulente, che sì, si trovano piante succulente anche in altri orti botanici, non è l'unica collezione di piante succulente d'Italia, ma è l'unica così, è l'unica che comprende alcune centinaia di specie piantate all'aperto e che evidentemente prosperano, fruttificano tranquillamente e vanno avanti molto, molto bene. Danno l'impressione, guardate un attimo questa fotografia e ditemi se la potreste associare a contesti che dovrebbero essere quelli usuali di questo territorio, cioè dei querceti, dei termofili, ma assolutamente no, e di questo va dato merito a chi questa collezione l'ha voluta, l'ha impiantata, l'ha seguita, l'ha curata fino ad arrivare a oggi. E altri aspetti, e questa è la parte più di base. Questa tra l'altro è agave americana, di cui si era parlato anche prima, vedete diverse rosette, qui ce n'è una che tra un po' esaurirà il ciclo vitale, però vedete che ce ne sono altre pronte, no? Che poi negli anni prenderanno il suo posto. Bene, dovrei aver terminato, sì, questa è la parte finale. Di essere più considerato, e questo volume sicuramente è un primo passo per valorizzarlo e diffonderlo. E per me è stata una bella dose di incoraggiamento, sono orgogliosa, devo dire, perché poi quando vedi quanti belli orti botanici ci sono e ti confronti poi con le difficoltà della gestione del quotidiano, ci vuole queste belle dosi di incoraggiamento per andare avanti.
Bene, io invito ora il professor Onofri, che è stato direttore dell'Orto Botanico, a parlarci qui dell'Orto Botanico di Viterbo. Sono due brevi interventi, il suo e il mio, sull'Orto Botanico di ieri e di oggi. Se non hai fatto modifiche, che l'abbiamo caricata già qua, se no sicuramente la caricata. Bene, scusate, ma stavamo controllando la presentazione. E, buongiorno, sono Silvano Onofri, sono stato direttore di questo orto botanico, prima vice direttore, e ho partecipato attivamente alla fondazione e allo sviluppo di questo orto botanico. Vedo compagni di avventura di un tempo come Giorgio Puzzelli, che è stato il primo. Puzzelli era a capo del servizio tecnico comunale e fece un primo progetto dell'orto botanico con Sofia Maroli Piazza, che mi manca oggi, ma insomma non c'è Sofia. No, si è scusata. Va bene, mi manca, ma insomma ci dovrebbe essere anche Angelo Morelli. Che cosa è successo un certo numero di anni fa, stiamo parlando della metà degli anni Ottanta. Il Comune di Viterbo e l'Università della Tuscia si sono accordati per realizzare un orto botanico. Questo orto botanico deriva da una prima convenzione che è stata fatta tra un ente, credo pubblico, l'Opera Via Patrimonio, privato era, il Comune di Viterbo, Opera Via Patrimonio, il Comune di Viterbo e l'Università della Tuscia, per la realizzazione di un orto botanico al Bullicame. Ora, l'orto botanico al Bullicame, perché ho messo a titolo la scommessa dell'orto botanico al Bullicame? Perché se Gianni parla di piante coraggiose, le piante che vivono qui all'orto botanico di Viterbo sono eroiche, non coraggiose. Perché quando ci siamo trovati di fronte questo territorio, quest'area da... stai zitto, figlio mio! C'è andata la fortuna! Fai qualche cosa! No, fa piacere, io amo moltissimo gli animali e i cani sommamente, però insomma, fino a un certo punto. Dicevo, qual è stata la scommessa? Allora, essendo stato deciso per motivi, diciamo, di amministrazione e recupero del territorio, di situare un orto botanico qui al Bullicame, questo è stato deciso perché questo territorio è una zona enormemente importante dal punto di vista storico, dal punto di vista archeologico, dal punto di vista sociale, ha una rilevanza estrema ed era totalmente abbandonato. Quindi l'idea del sindaco Ascensi di allora, del rettore Gian Tommaso Scarascia Mugnozza, è stata: cerchiamo di recuperare questa zona facendo un parco del Bullicame qui a nord della recinzione e un orto botanico a sud. La scelta era estremamente condivisibile, anche se poneva dei problemi enormi dal punto di vista della realizzazione poi di un orto botanico. Quindi vedete, questo è il territorio dell'orto botanico e qui essenzialmente calcare, un pH superiore a 9 e poche piante spontanee, perché poche riescono a vivere. E c'era un sacco di rughetta e questo, insomma, tutto sommato era positivo, ma insomma non era poi, insomma, sufficiente per un orto botanico, insomma. Poteva essere orto botanico rucule. Va bene, questa è una foto aerea del 1990 e si comincia con l'impianto, anche perché io ricordo la storia: sono stato trasferito dall'Università di Bari, che mi era troppo lontana, all'Università della Tuscia, perché sono nato a Viterbo, anche se cresciuto a Roma, e molto volentieri venivo qui, da un decreto del ministro Galloni di allora, che mi trasferì per le esigenze dell'erigendo orto botanico. Questa fu la dizione che era scritta sul decreto del ministro.
e cominciamo a lavorare con Rambelli su questo territorio che aveva dei problemi, appunto, aveva dei problemi. E poi devo dire che l'inizio era stato anche un po' equivocato e ingegneristicamente era stato diviso in parcelle, tanto che sembra che Pignatti, accompagnato da Maggini, quando vide la parcellizzazione dell'orto botanico, disse: oh, che bel cimitero che avete fatto! E, insomma, questo ci impressionò un poco perché Pignatti, insomma, è una personalità abbastanza significativa della botanica italiana, diciamo. E, ecco, però poi, insomma, l'evoluzione, crescono le piante, quindi i primi impianti. E un giorno mi chiamò Scarascia Mignozza e mi disse: dice, senti, io ho ottenuto un finanziamento nella 6-2000. 6-2000 è una legge bellissima che finanzia le attività culturali in Italia, quindi che in effetti adesso praticamente non è più finanziata perché sono rimasti 4 soldi. E peccato, perché dicevo, ho avuto un finanziamento nella 6-2000, dobbiamo inaugurare l'orto botanico tra, non ricordo, 6 mesi, qualcosa del genere. Dice, facciamo una grande manifestazione, viene Ruberti, il ministro, viene, ecco qua, facciamo una mostra. Mi prese un colpo perché i tempi non c'era nulla, non c'era nella mostra, non c'era l'orto botanico, c'era la bellissima recinzione progettata dall'architetto Pulselli, e basta. E quindi, vabbè, fu un'avventura bellissima, però siamo riusciti a inaugurare l'orto botanico. Qui ci sono io, un pochino più giovane di adesso, che illustravo la mostra sul dirigendo orto botanico. Vedete, c'era non si vede molto, c'era il ministro Ruberti, che è quel signore con i capelli bianchi e gli occhiali, che è stato un grandissimo ministro della ricerca scientifica in Italia, a cui dobbiamo tutta una serie di iniziative, soprattutto lui. L'internazionalizzazione della ricerca deriva dalla politica di Ruberti. Va bene. E questo è un primo disegno, diciamo che ricalca abbastanza fedelmente quello che poi è successo nell'orto botanico. Quello che non si è sviluppato come speravamo sono le serre, e soprattutto la serra giù a valle, che era un progetto bellissimo dell'architetto De Santis, che prevedeva una serra con un'altezza, utilizzando lo sbalzo del terreno, con un'altezza totale di 18 metri, una serra tropicale, ci doveva essere dentro una cascata, doveva essere una serra a consumo energetico quasi zero, perché sfruttava l'inerzia del laghetto che veniva realizzato all'interno. Cioè, c'erano tutta una serie di idee innovative, non si parlava di pannelli solari, di roba di questo genere, però insomma sarebbe stata una realizzazione meravigliosa, solo che l'Enel aveva deciso di finanziare il progetto, era già tutto a posto. Solo che il presidente di allora dell'Enel voleva una laurea honoris causa, era questo, dice, io però voglio una laurea, io mi faccio la serra. Il consiglio di facoltà di allora si espresse negativamente e quindi morì tutto. A me dispiacque perché io gliene avrei date anche due di laurea honoris causa per fare una cosa del genere, però il consiglio di facoltà per un voto, perché doveva essere all'unanimità, cioè un voto contrario, e quindi Viterbo e l'Università della Tuscia non hanno questa meraviglia perché appunto non si è realizzata. Allora dai, forza, compra le piante, le operai stagionali, sempre in collaborazione con l'azienda agraria, perché devo dire che la collaborazione dell'azienda agraria storicamente è stata un sostegno enorme per l'orto botanico, quindi questo va a ringraziamento del professor La Fiandra e dei suoi predecessori, perché l'azienda agraria è stata un sostegno. Inizialmente i stagionali erano assunti dall'azienda agraria e poi gestiti, diciamo, in qualche maniera da voi, no? E ottime persone, ho ricordi bellissimi. Ecco, vedete, questo è
è l'impianto di quello che abbiamo chiamato collezione dendrologica, perché è troppo piccolo, non ci sentivamo di chiamarlo arboreto. Oggi si chiama arboreto. Oggi si chiama arboreto. Vabbè, non ce la sentivamo e quindi non l'abbiamo fatto. Ecco qui, vedete, alberi così piantati. Ecco, questa è l'inaugurazione della collezione dendrologica, così la chiamammo, perché qualcuno, non mi ricordo chi, aveva scritto che un arboreto deve avere almeno, un inglese, aveva scritto almeno 20 ettari di superficie, se no non ha diritto a essere chiamato arboreto. Io ho detto, qua ce ne abbiamo meno di 7 in tutto, dico, vabbè, collezione dendrologica. E questa è un disegno che ben conosce Puzzelli, no? Perché è la recinzione con l'idea prima della prima pianta dell'orto botanico, che è la rosa bracteata, che fu suggerita da Sofia, se non ricordo male, e che sono quelle rose che stanno tra i monoliti, ed è la prima pianta, ricordo era un freddo, chiovoso novembre del 1991, credo. E facemmo questa toccante cerimonia, ero io, Graziano Buzzi, che mi piacerebbe vedere qui, però non lo vedo, e un architetto che aveva realizzato il primo plastico dell'orto botanico, che è stato recuperato, esiste ancora, vero? Va bene, primo plastico dell'orto botanico, che è stato un po' base progettuale per l'orto botanico, pioveva, tirava un gran vento, perché quando ci si mette non è che scherza, e piantammo in tre questa pianta, e poi io feci un breve discorso commovente a me stesso, perché era quasi solo, comunque è stata la prima, il primo impianto. Ecco, e questa è la recinzione, che è un vanto dell'orto botanico, perché devo dire che io continuo a dire che è una delle emergenze dell'orto botanico e della zona Bullicano. Le rose bracteate cresciute, ecco, le canalette, anche se il primo intervento aveva ampiamente manomesso le canalette, che sono importantissime, perché queste sono le canalette che servivano per convogliare l'acqua, per poi fare la macerazione della canapa e del lino e per ottenere la fibra. E questo è quello che ha fatto Viterbo, città importante, ricca, che ha portato il papato a Viterbo. È vero che il papa era cagionevole di salute, quindi a Roma era umido, si erano in qualche maniera degradate tutte le strutture fatte dai romani per il deflusso delle acque, quindi Roma era diventata un postaccio paludoso dove le malattie imperavano. Ecco, mentre a Viterbo si stava bene, e Viterbo era molto ricca, ma era ricca perché Viterbo nel 200 stava qui, si trasferiva qui e qui produceva, e questo è uno dei delle testimonianze di archeologia industriale più importante che si possa immaginare, perché risale al 1200. E stiamo parlando di archeologia industriale, perché questa non è agricoltura, questa è trasformazione, quindi è proprio industria, una vera e propria industria medievale. Quindi abbiamo recuperato queste canalette, che vanno mantenute, perché le canalette si colmano, perché il calcare cresce, quindi venivano mantenute e le abbiamo mantenute. Graziano Rambelli, che non c'è bisogno di ricordarlo, perché l'orto botanico è stato intitolato a lui, quindi il ricordo è ampiamente strutturato. Il laghetto cosiddetto dell'Australia, poi altro laghetto per ospitare degli esemplari di cipresso campo, Taxodium disticum americano, del Florida, diciamo essenzialmente. Poi le serre sono state costruite in economia e poi sono state diciamo modificate, realizzate. La prima serra tropicale è quella che inizialmente era in legno, poi il legno ha mostrato i suoi limiti. Non era il legno, ma erano proprio, lì c'è stato un errore nel mettere la copertura, insomma c'erano delle infiltrazioni d'acqua e quindi il legno ha avuto dei problemi, quindi abbiamo deciso di rifarla in acciaio. E poi realizzazioni, qua l'aula dove siamo, con un edificio che hanno dato all'orto una sua punto di riferimento anche culturale, perché poi è vero che la cultura nell'orto botanico è all'aperto, le collezioni, le piante, però è anche vero che è un luogo in cui
ci si riunisce, ci si confronta, è quello che poi struttura in qualche maniera questo tessuto culturale. Questa è l'Orto Botanico grosso modo come adesso, con le sue realizzazioni, anche se devo dire che le ultime foto di perché c'è fino al 2000, cioè nel 2015 Google Art ha fatto la zona, ha rifatto la zona, quelle del 15 io l'avevo messa, poi non so che in quale tipo di non credo ci sia, però è molto più verde rispetto a questa, che invece credo sia del 2009, cioè, poi le piante crescono in fretta. E queste sono le collezioni, come è organizzato l'Orto Botanico, come vedete spicca ovviamente l'area del deserto, che è il nostro vanto, e poi il Giardino dei Semplici, il Roseto, adesso vado velocissimo perché il tempo è ancora buono, approfittiamo e andiamo fuori. E l'Arboreto, a questo punto si chiama Arboreto, poi la zona della macchia mediterranea. Poi gli ambienti umidi, il deserto, vedete alcune piante interessanti come il Pachypodium del Madagascar, che è molto... La collezione di agave, che non è paragonabile con quella che ci ha illustrato l'amico e collega Bedini, ma insomma è importante. Giardino roccioso, serra tropicale e la serra del succulente, che completa la nostra collezione di succulente, perché in effetti la collezione di succulente, ricordo per esempio Carlo Mascioli che ha collaborato a questo, no? È una collezione importante, poi vabbè, la donazione di Astolfi che ha dato un impulso importantissimo di succulente rare. E poi basta la collezione delle palme. Io finisco con una nota un po' polemica, devo dire, mi scusate, ma trovo che questo orto botanico, che è una meraviglia come tanti altri orti botanici, che è una grande ricchezza per la nostra università e per il nostro territorio, sia un po' trascurato, perché l'Ateneo non ha l'attenzione verso questa struttura che questa struttura meriterebbe. Io ho chiesto un appuntamento all'ottobre scorso per fare il punto sull'orto botanico e mi è stato rimandato tante di quelle volte che ho rinunciato. E quindi devo dire che ci vuole più attenzione per l'orto botanico della Tuscia, perché le risorse è vero che sono scarse, però qua stiamo parlando di poche migliaia di euro. Lo sforzo fatto dal professor La Fiandra, che sostiene fortemente l'orto botanico, nella penuria di risorse è sicuramente commendevole, e quindi lo ringrazio ancora, però ci vorrebbe più attenzione da parte dell'Ateneo. Grazie. Arriva qualche nuvola e quindi ci tengo a far sì che voi possiate fare una visita dell'orto per chi si riesce a trattenersi, parlando un po' di alcuni aspetti dell'orto botanico di oggi. Orto botanico che era un centro interdipartimentale, quindi aveva un suo direttore e un suo consiglio composto da componenti dei vari dipartimenti che con le loro ricerche e attività gravavano sull'orto. È poi diventato struttura annessa all'azienda agraria nel 2012, ancora oggi è parte dell'azienda agraria insieme all'erbario e alla banca del germoplasma, che sono altre strutture che collaborano in maniera molto stretta con l'orto botanico. Quindi oggi il direttore è il direttore dell'azienda agraria, io sono responsabile scientifico, un ruolo diciamo che i cui compiti veramente non sono ben definiti, perché non c'è scritto da nessuna parte cosa posso e non posso fare, però insomma diciamo che l'attuale direttore mi lascia molta libertà decisionale. Un altro punto importante che ci tengo a sottolineare è questa data del 15 luglio 2014, che è stata l'intitolazione dell'orto botanico al professor Angelo Rambelli, che è stato il primo direttore dell'orto botanico,
intitolazione è stato un momento, devo dire, abbastanza commovente. Hanno partecipato il nostro rettore, il sindaco, il presidente della provincia, i familiari di Angelo Rovelli, questa è la figlia, questo è il figlio, questi sono i nipotini. E a lui quindi riconosciamo i meriti di quello che possiamo ammirare oggi. Rispetto ai grossi finanziamenti della 6-2000 e ai finanziamenti successivi di Ateneo, negli anni gli apporti finanziari hanno subito un bel tracollo e quindi la situazione attuale è una situazione che ci mette un po' in difficoltà. Riusciamo a mantenere l'esistente a fatica e quindi cerchiamo di implementare a costo quasi zero le collezioni e di valorizzare quello che abbiamo. Ed è in quest'ottica che ci muoviamo. L'implementazione di alcune collezioni come le orchidee spontanee, la flora dei travertini e le felci autoctone con attività di in campo, quindi ci muoviamo nel territorio. Per quanto riguarda le orchidee spontanee, sono qui alle nostre spalle, ai confini proprio del Palmetto. È un'attività che viene svolta grazie alla collaborazione della Banca del Germoplasma e della sezione Etruria meridionale di Giros, quindi abbiamo qui oggi un rappresentante, non lo vedo più, Sergio Bono, con cui c'è una stretta collaborazione e questo ci consente di mantenere l'esistente e di arricchirlo anche con attività in campo presso riserve naturali del territorio. I semi poi vengono raccolti e conservati nella banca del germoplasma, che vi ricordavo è una struttura che lavora a fianco all'orto botanico, dove vengono anche effettuate prove di germinazione in vitro, allo scopo poi di reintrodurre o nell'ambiente o qui nell'orto botanico le nuove plantule ottenute. E così si lavora per mantenere e arricchire la flora spontanea dei travertini. E la collezione delle pteridofite, che prima era limitata a una serra alle spalle dell'ingresso, ora abbiamo creato una piccola cascatella, una zona impaludata dove abbiamo i guiseti e varie nuove felci. Dobbiamo realizzare un pannello per esplicativo, ma insomma alcuni nuovi esemplari sono stati posti a dimora. Per quanto riguarda le collezioni, abbiamo due casi da riportare recenti. Uno è una duna costiera, vi ha fatto vedere una foto del professor Onofri della macchia mediterranea, là dietro, che è realizzata su un leggero pendio, come a riprodurre la vegetazione che dalla costa si spinge verso l'entroterra. La duna in realtà era stata progettata ma mai realizzata e grazie a una tesi di dottorato seguita dalla dottoressa Magrini sono state introdotte in questa zona, che quindi dovrebbe rappresentare la vegetazione più prossima al mare, una comunità di piante psammofile, da psammos, dal greco che è sabbia, quindi specie che crescono proprio sulla duna. Con alcuni esemplari che sono oggi a rischio di estinzione, quindi che danno una valenza notevole nella conservazione della biodiversità. Queste sono un paio di immagini della duna vista da lontano e questo da un momento di fioriture, quindi in cui è più vistosa, più bella, più apprezzata. E poi abbiamo un giardino per gli insetti che invece è stato realizzato a scopo molto didattico e divulgativo, e qui vicino al Giardino dei Semplici, grazie alla collaborazione tra le altre cose di studenti liceali e studenti universitari, realizzato in occasione di Hortus, una manifestazione tenuta nel 2013, anche con l'aiuto di Enrico Scarici che è là dietro e dell'architetto Francesco Fornai, proprio in occasione di Hortus, con piante che sono state scelte un po' per curare l'aspetto estetico ovviamente, ma che presentassero una fioritura piuttosto prolungata, così da consentire l'impollinazione da parte di una grande varietà di insetti diversi, perché lo scopo voleva essere quello anche
non solo della conservazione come orto botanico della biodiversità vegetale, ma anche di tutelare specie di insetti oggi a rischio per problemi legati all'inquinamento atmosferico, alla rarefazione degli habitat. E questa realizzazione recente è un ricovero dove gli insetti possono deporre le uova, svernare o riprodursi, e quindi è realizzata proprio accanto al giardino degli insetti. Valorizzare l'esistente, questa è una dimostrazione di come stiamo lavorando ora. Abbiamo la nostra tesista laureata, una tesi di laurea proprio su questo, e cioè sfruttare le potenzialità dell'orto botanico. Vi sono nell'orto botanico una serie di piante che hanno proprietà tintorie, e quindi abbiamo voluto evidenziare quali fossero e che tipo di usi se ne facessero in passato. Il percorso si presenta con un pannello all'ingresso, è stato realizzato tra l'altro anche con la collaborazione dell'Associazione Antichi Tessili di Viterbo, e tutte le piante che hanno proprietà tintorie presentano un loro cartellino identificativo, dove accanto a una breve descrizione, a dei caratteri ecologici e distribuzionali, vi sono alcune piccole curiosità, ma è chiaro che il cartellino ne può raccogliere poche, mentre per alcune piante abbiamo trovato grandi quantità di informazioni. E quindi attraverso questo QR code, possibile con un'applicazione scaricabile sui telefoni, visualizzarlo, tra l'altro ora abbiamo la wifi free all'interno dell'orto botanico, è possibile collegarsi a delle pagine online e quindi leggere cose veramente curiose che sono state realizzate. Queste pagine le abbiamo proprio realizzate allo scopo di cercare di stimolare l'interesse di un visitatore magari anche svogliato nei confronti delle piante, cercare di avvicinarli, appassionarli al mondo vegetale. Ed è con lo stesso scopo che ora si sta lavorando a un percorso delle piante a rischio di estinzione con un'altra tesi di laurea, e con le piante legate al mondo dell'arte, quindi il simbolismo delle piante nell'arte, con uno studente di beni culturali, per realizzare un altro percorso, tutti provvisti poi per le piante tintorie. Abbiamo già preparato un depliant con una serie di informazioni, e così si farà per gli altri percorsi. I problemi di mantenimento, ovviamente i parassiti sono tanti, e abbiamo stipulato un accordo con il dottor Speranza, che è qui presente da qualche parte, che ha anche seguito una tesi sugli insetti fitopatogeni dell'orto. Già vedevo Monica che faceva cenno, dopo vogliamo informazioni su come a Pisa vi siete comportati per salvare, per combattere il punteruolo rosso. Qui abbiamo alcuni esempi di interventi, questa Fenix purtroppo l'abbiamo dovuta abbattere, però insomma ancora abbiamo una buona collezione che ci auguriamo di riuscire a salvaguardare. Interventi grossi che dovremmo fare sul roseto, e il direttore lo preavvisiamo già ora che presenteremo un progetto, sperando che l'Ateneo sia sensibile su questo. Devo dire che su certi progetti siamo speranzosi, abbiamo già avuto in passato un finanziamento per realizzare l'impianto di irrigazione, ci auguriamo di riuscire a ottenere un contributo per rimettere in sesto il roseto, che era un vanto di Angelo Rambelli. C'erano 250 esemplari, ora sono 170, è necessario fare un grosso intervento per risistemarlo, così come sono necessari dei controlli sulla stabilità delle piante, interventi di potatura laddove l'ombreggiamento può creare problemi tra specie cresciute ormai tanto rispetto, avete visto le foto dei primi alberelli impiantati, ora abbiamo un arboreto, mi piace chiamarlo così. Interventi sulle serre, perché ormai gli esemplari sono cresciuti molto, nella Serra Storfi hanno bisogno di più spazio, insomma i problemi sono tanti. Le attività anche sono tante. Recentemente, a luglio scorso, abbiamo partecipato all'inaugurazione dell'area del Bagnaccio, che a Viterbese magari l'ha letto sul giornale. C'è stato un accordo con l'Associazione Agricola del Bagnaccio che
con cui abbiamo lavorato per il recupero di un'area di grossa valenza ecologica e per la conservazione ex situ della flora autoctona del Viterbese, e poi tante le attività. Qui c'è l'Atlante dei Pollini, questo in realtà era un progetto che era stato avviato dal precedente direttore Anna Scoppola e che è stato portato a termine grazie a una collaborazione, un contributo della Fondazione Caricip, e altre attività legate a tesi di laurea su prove di acclimatazione, effetto dell'arsenico e così via. Stiamo lavorando con il Sistema Museale d'Ateneo, al momento noi siamo parte del Sistema Museale d'Ateneo che partecipa a due progetti del MIUR nel 2014 e nel 2015 approvati con capofila all'Università di Modena, che prevedono catalogazione e orientamento, e con lo SMA abbiamo collaborato a questa mostra permanente. È una mostra di tutti i musei che afferiscono al Sistema Museale di Ateneo, che è stata realizzata nei locali del Rettorato, e qui questa è l'area dedicata all'orto botanico con quel pannello di cui parlava il professor Onofri, che venne realizzato sul progetto originario dell'orto botanico. Stage, attività con studenti, alternanza scuola-lavoro, visite guidate, molto in collaborazione con associazioni culturali che per esempio quest'anno hanno proposto dei centri estivi, ora propongono il Giovedì della Scienza, e stiamo anche lavorando molto per mettere su un'aula didattica. Quest'aula la stiamo arricchendo con microscopi, modelli botanici, con erbari didattici, grazie anche a un piccolo contributo della cassa come si definisce, un termine lunghissimo, della Banca d'Italia, la cassa depositi e prestiti per i dipendenti della Banca d'Italia, che ci ha consentito che ha contribuito anche all'acquisto di quei modelli botanici che sono stati acquistati proprio per cercare di avvicinare anche i non vedenti, gli ipovedenti, al mondo delle piante. Esiste una descrizione di quei modelli realizzata in Braille, perché lo scopo, ci stiamo molto muovendo nella direzione del sociale, in qualche modo avvicinare anche questa categoria di persone al nostro orto botanico. Questo è un percorso per non vedenti, è stato inaugurato con un altro contributo sempre della Cassa Depositi e Prestiti della Banca d'Italia, che proprio prevede un percorso guidato con, vedete qui un corrimano che consente di visitare alcune zone del nostro orto botanico e dei pannelli esplicativi con scritti in braille. Per quanto riguarda sempre il sociale, mi piace citare anche il fatto che c'è stato un accordo tra l'Orto Botanico e la Casa Circondariale Mamma Gialla di Viterbo, che prevede ormai da tempo l'aiuto, la collaborazione, l'attività come stage di due detenuti, e che devo dire ormai ne abbiamo avuti, ora siamo a sei con quest'anno, e devo dire che è stata un'esperienza molto positiva. Sono persone molto motivate e che danno un aiuto veramente notevole all'orto botanico. Queste sono le attività in parte fatte e in programma: corsi di erbolisteria, fotografia digitale, e quest'anno riproporremo un riconoscimento di piante spontanee per l'alimentazione. Alcune immagini di eventi che si sono tenuti, l'oro delle api è di quest'anno, gli aperitivi scientifici, questo tenuto sul tè da Luca Santi, che è qui presente, devo dire ha avuto un gran successo, con degustazione di vari tipi di tè, e anche questi devo dire sono stati molto apprezzati. Quindi lavoriamo pubblicando risultati di attività e congressi, partecipando alle attività dello SMA,
Abbiamo un nostro sito finalmente di cui siamo molto orgogliosi, dove tutte queste attività vengono riportate. Per chi ci segue le conosceva già, per chi non ci segue vi invitiamo a seguirci, siamo ora anche su Facebook, stiamo lavorando e ancora abbiamo da fare per cercare di farci sempre più conoscere all'esterno. E con ciò ho finito, c'è ancora il sole, Monica Fonte, il nostro curatore, Giorgio Chioccia, il nostro giardiniere, sono pronti per chi vuole per una visita per l'orto botanico. Grazie a tutti per essere qui, chi non ha preso il volume, prego.